Police Deranged for Orchestra è il nuovo progetto musicale di Stuart Copeland, ex batterista dei Police, ora alle prese con alcune tra le grandi hit della band, creata dallo stesso Stuart nel 1977. Il tour tocca anche l'Italia con ben 6 date programmate: Udine, Perugia, Pergine Valsugana, Gardone Riviera, Firenze e Taormina, quest'ultima purtroppo cancellata a causa degli incendi nei pressi di Catania e nella conseguente chiusura parziale degli aeroporti siciliani. Udine è la prima tappa in cui sbarca il tour, che vede i brani dei Police dearrangiati, ossia una rivisitazione orchestrale delle grandi hit della band. Sostituire Andy Summers, il mitico chitarrista dei Police, e Sting, voce unica e inimitabile, non è facile. E questo è proprio l'argomento su cui si basano le domande dei media che intervistano Stuart, a iniziare proprio nel pomeriggio prima delle prove con la FVG Orchestra. Sia la televisione slovena che la nostrana Radio Rai occupano il primo pomeriggio di Stuart, che, un attimo dopo, è sul palco per le prove con l'orchestra. Ad accompagnare Stuart in tutto il tour italiano troviamo Gianni Roiatti alla chitarra, che questa sera gioca in casa essendo proprio di Udine, il direttore d'orchestra Troy Miller e 3 coriste, 3 soul sisters, come ama definirle Stuart: Lisa Sanchez, Rachel Brown e Sarah Jane Widenbosch. Infine il grande Vittorio Cosma al piano, già collaboratore di Stuart nella Notte della Taranta, e Gizmodrome, la band creata insieme all'ex Level 42 Mark King e al grande chitarrista Adrian Belew, già alla corte di David Bowie e King Crimson, tra i tanti nomi con cui ha collaborato. Ciao Italia, it is so great to be back in here in the Il Bel Paese with my brothers and sisters of the pasta, here in the glorious Italy with the FVG Orchestra. Starting in Udine, but coming to your town. And unfortunately, I will have to eat your children. I love you. Il teatro è pronto. Stuart studia gli ultimi dettagli con i fonici. Si aprono le porte ai numerosi fans che prendono un aperitivo, visitano il banco del merchandise e prendono il proprio posto. Stuart è pronto. Il sipario si apre e il concerto prende vita. È tempo di rientrare nei camerini. Gli irriducibili fan fanno notare il proprio amore per un grande musicista che questa sera ha pienamente accontentato tutti i presenti. Trascorsa la notte, è già tempo di salire sul pullman per il prossimo concerto.